Beh, Erlix, io mi metto a piangere. Madonna, ti giuro, mi viene da piangere, emozionante. È la musica di Winter Express, boia, che l'anno scorso non l'hanno messa a Winter Express. Questa è la musica di Winter Express del primo anno. A malincuore abbasserò comunque il volume della musica. Però, boia, musica di Winter Express del primo anno. No, non del primo anno. Vabbè, non mi ricordo, è comunque la musica di Winter Express, frega niente. È musica dell'evento di Natale, eventi di Natale belli non ne fanno da troppo tempo, quindi... Lo hanno dato per... vabbè, per i primi 3 anni, ok? Sì, vabbè, era anche quella che c'era il primo anno. Non lo so, vabbè, sti cazzi. E... No, comunque dicevo, probabilmente dopo passo da PC anche a fare qualche ranked, perché i pacchetti sono 250, quindi... Aspetta, alzo un po' la luminosità. Che... Allora, luminosità, bello. Velocità cursore. Beh, è proprio brutto vedere il... Allora, stato dell'account. No, da Merlix. Ma non puoi! Madonna, quanti punti perde Merlix! Terribile! Ma va in bassissimo nella classifica dei sub. Cioè, tu hai trovato 3 cimeli e i 3 cimeli che hai preso sono... Skin cimelio di Wraith, primo kunai di Wraith e secondo kunai di Wraith. Cioè, va bene tutto, ma già avevi il primo, piglia qualcosa. Cioè, tu non hai pigliato la katara, cioè, 3 cimeli di Wraith, c'hai. Va bene tutto, main convinto. Però, boia, 3 cimeli per la stessa leggenda mi sembra un po' too much. Cioè, già che avevi il primo cimelio, io spero che tipo il secondo cimelio tu l'abbia preso prendendo l'evento collezione. Ah, quello di Bangalore. Scusa, non l'avevo visto. Ok, no, ok, vabbè, un po' perdonato allora, va bene, ok. Spero che tipo il secondo cimelio di Wraith almeno tu abbia preso l'evento, tu non l'abbia preso con i frammenti trovati. Perché sarebbe terribile. Se hai preso l'evento collezione ci posso stare, se hai... Anche idem per la skin. Se hai preso l'evento ci posso stare, se hai speso dei cimeli trovati a random per prenderti il secondo kunai di Wraith quando avevi già il primo. Il primo... Cioè, scusami, il secondo però secondo me è comunque più bello del primo, quindi accettabile. Però se già avevi il primo... In che senso, Asu? Sono passato al PC su Apex? Sì, no, come mi va, ma abbastanza bene. E non riesco a fare il cross-platform. Ma che vuol dire? Per fare il cross-platform devi solamente mettere lo stesso account EA, quindi dovresti vedere che account avevi linkato sulla Play quando giocavi da Play. Perché devi smetterla... Ah no, è perché probabilmente hai messo un punto per sbaglio, Sunny, te lo riconosce come link. O forse per qualche strano motivo ti è stato scollegato l'account EA da quello di Apex, però... La skin di Octane, quella dell'Irlom, è fighissima. No, Nick! Basta, ok, va bene, dai. Allora, fatti convincere anche dagli altri, per favore, convincete Bomber Nick che spendere il suo primo cimelio di Obono per comprarsi la skin cimelio di Octane è una pessima scelta. Io non so che dirti di più. Te ne pentirai veramente tanto, a prescindere che, madonna, prendere una skin cimelio quando non hai manco un cimelio vero mi sembra proprio una mossa azzardata. Poi vabbè, se proprio tu dici non voglio la katara, ti piace Octane, giochi solo Octane, pigliati il cimelio di Octane allora. Ho già preso la katara. Ok, bravo, bravo, bravo. Bravo. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. Bellissima la katara. Io la uso pure su PG su cui ho il cimelio. Stupenda, stupenda la katara. Hai fatto bene. E... Basta, devo togliere il volume musica del tutto o piango per la musica di Winter Express. Spero che torni questa... Se quest'anno non mettono Winter Express, il gioco è morto completamente. Già l'anno scorso non so perché abbiano fatto sta cazzata, Dio Bono. Ho letto che forse torna. Cioè, sarebbe assai stupido non farla tornare. Chi devo invitare nel party? Come si chiama lo Smurf? Edo, ok. E come si chiama lo Smurf di Merlix? Mortal Smith, tira di fiammare la katara, è bellissima.
Faze, Fabri. Ho già le bacchette, uso solo... Vabbè, dai, Brad, tu non... Sono 2 anni che caghi il cazzo con Lifeline, non penso che cambierai leggenda, quindi... Secondo me il tuo è proprio uno dei pochi casi in cui ci sta a prendere anche la skin, perché tanto... Dai, no, alzi 2 anni, sai, 4 anni che rompi il cazzo con Lifeline, pigliati anche la skin di Lifeline, cioè... Vabbè, cioè i cimeli universali sono molto, molto carini. Cioè, per me la Katara ha svoltato completamente, è veramente, veramente bella. Chi piace la Katara è il classico... Ma Mortal, è bello avere la Katara, cioè... Una volta che sei abituato ad avere la Katara, giocare con un account in cui non ce l'hai è veramente brutto, perché è proprio bello avere il cimelio che puoi usare su tutte le leggende. Cioè, pure su personaggi su cui non hai il cimelio, avere qualcosa. È cioè, una volta che sei abituato alla Katara... Fa veramente cagare giocare tipo con uno smurf in cui non ce l'hai e dover usare i personaggi con i pugni. È terribile, cioè ti cambia completamente il gameplay, è proprio bello avere la Katara. L'altro Heirloom universale, a mio avviso, terribile. Boh, non so, vabbè, sono gusti. Secondo me la Katara ha tanta roba. Uè, Nico. Uè, Merlix. Katara prendi, vero? Se sceci meglio. Sì, perché tanto non ho altri vedi, interessi. Vedi. Secondo Kunai però l'ho shoppato dall'evento. Semi shoppato perché... Quando è? Scusa. Fatto con i metalli creazione. Minchia, non mi ricordo più. Qual era l'evento del Kunai? Se non me lo ricordo neanche. Boh. L'evento di Natale era quello della skin di Wraith. Che hai shoppato anche quello? Sì, quello... No, quello l'ho trovato a caso completamente. Ah, trovati a caso. È peccato perché quell'evento era figo, minchia. Era l'evento di Natale, stava skin di Bangalore, Newcastle. La skin del car, bellissima. Quello era molto, molto figo. Sì, quello sì. Ciao, Edo. No, io ti ho invitato in verità, ma mi sa che hai forse la privacy. Aia. Ciao, Iaio. No, sono da play solo per aprire dei pacchetti, tranquillo. Non è un passo indietro. Ah, ok, sì. Avrai la privacy. Avrai la privacy, Ed. Lui dice terribile. Poi dopo ha preso la Katara dicendo... No, non è... Allora, Mortal, io... Non ho mai rinnegato quello che ho detto. Io sono stato responsabile di aver flammato la Katara. Ma c'è un ma. Io la Katara l'ho flammata... Quando... Era stata messa nell'evento gambling, 260 euro, quanto cazzo era, e ti dava la Katara Cobalto. Katara Cobalto che, ribadisco ancora, mi fa vomitare, a me fa cacare la Katara Cobalto, concordo ancora, cioè, fa cagare. La Katara Cobalto non mi piace, la trovo veramente terribile. E boh, quindi non trovo niente di incoerente in quello che ho detto. Nel momento in cui loro poi hanno reso la Katara acquistabile con... i frammenti cimelio con tutte le altre personalizzazioni, ho detto subito che fosse una figata. Anche perché il problema principale della Katara è che sta merda te la vendevano 260 euro, mettertela acquistabile con i frammenti è già una cosa diversa. Tanta roba. Io ho preso l'Elettro, che è stupenda. Soprattutto dell'Elettro è bello il colore, poi penso che farò come ha fatto Yayo di mixare, cioè dopo che ho finito la Katara Elettro io probabilmente mi starto non so quale. E ci metto il colore dell'Elettro su un'altra. Cioè, quella è la cosa bella della Katara, quando inizi ad avere tante personalizzazioni che puoi fare gli space mix. Puoi fare cose veramente fighe con la Katara. Bella, Nick. Ma hai fatto bene, Bomber, hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Ma vedrai. Molto bello avere il cimelio su tutti i personaggi. In che senso perdono la cosa del PG? Che cazzo vuol dire? Tanto ormai non... Cimeli dei personaggi ormai non li faranno più. Ormai i cimeli dei personaggi, secondo me, è lontano ricordo proprio. Poi vabbè, ovvio, il cimelio di Revenant è probabilmente più figo, però questo lo usi su chiunque. Brad, io ho avuto quel periodo in cui ero diventato main lifeline, cavolo, ti ricordi anche? Ho usato una settimana, è stato molto divertente.
ormai passata. No, comunque, cioè, non ti ci vedo. Odio rianimare i compagni. Mi fa schifo giocare di squadra. Voglio giocare solo per me. Immagino accettare la mia amicizia. Ciao. Worst main lifeline in history. Odio giocare di squadra. Aspetta. Ma tu sei da... Aspetta, Merlix, sei da PS5? Ah sì, che bello. Sì. Ok, no, perché era... Che così posso fare la... Dai, Nico, sei da... Fare uno più... Edo laghi un bot, vedo. Sta zitto. Ho fatto una partita a FIFA sei ieri. Da PS possiamo giocare a FIFA. Da PC gioco pad. Sì, sì. È la periferica superiore. Siamo nella Golden Age del pad. Quindi... Grazie, Newt, per la resub. Non hai idea di quanti pacchetti ti mancano. Che livello bella sei, Nico, io sto aspettando ancora il primo sì, e non ho idea. Conduit è molto di squadra. Sì, 10 però. Conduit è molto di squadra, però lo shield lo puoi usare anche per te. C'hai il boost della velocità, che è molto carino. Quindi alla fine... Neanche troppo. Poi Conduit è veramente divertente anche in modalità cazzo, tipo nelle mixtape, per dire, ti cambia, cioè proprio, secondo me mixtape Conduit è la leggenda che ti velocizza di più il gameplay, è troppo figa, perché nelle mixtape piglia una deathmatch, ti lasciano one shot, ti curi la vita in automatico, ti butti la Q, ti butti la tattica e sei full vita senza dover fare battery, celle e nulla, è proprio bello, 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 bello. Livello 600, quindi 100 del primo prestigio. Da che stagione giochi? Perché dipende da che stagione giochi, perché ci sono i pacchetti regalati ogni stagione, quelli del Battle Pass e tutto il resto. Ma dipende, Nick. Cioè, ce ne sono tante. Sono tutte belle, secondo me. Tranne la Rodio, cioè non fare la Rodio, per favore, che è terribile. Penso di non aver mai visto... No, forse una volta ho visto uno con la Rodio. Terribile, la Rodio... Io sto facendo l'elettro. Poi conta che una volta che inizi a farne una, se poi ne inizi un'altra, le puoi mixare. Tipo, puoi fare la fusione, ma mettendo il colore dell'elettro, per dire. Puoi mischiare tutto. Però ovviamente prima ti conviene farne una completa. Va bene, se trovi. Quello lo sei. Basta. Grazie, Beatrix. No! Grazie per la sub. Premi nel link, ti apre la chat col bot per entrare nel gruppo Telegram. Ma pacchetti a quanto sei? Cioè, prima di questi? Ne ho aperti un bel po'. Un bel po'. Di preciso non te lo so dire. Però avevi detto che dovrebbe esserci. In teoria dovrebbe esserci. Sì, cioè, il problema è che poi i giocatori hanno sempre una concezione del dovrebbe esserci un po'. Mannaggia, io mi ricordo quando Stevi fece aprire 100 pacchetti dicendomi dovrebbe esserci in questi 100 il cimelio. Poi gliene ho dovuti prendere altri 200 per trovarlo. Però dovrebbe esserci. Vabbè, restiamo che in teoria dovrebbe esserci. In teoria, vai. Va, insomma, fasi. Cioè, quel dovrebbe esserci era un dovrebbe esserci molto... Chi bisogna aspettare ancora? No, nessuno, parto, vai. Due leggendari al primo pacco. Prank. Se ho 200 pacchetti su PC te li posso far aprire. Sì, Fede, ma io sono main PC, Fede. Io non sono più un consolarox. Allora, 250 pacchi, quindi bisogna trovare... 30 leggendarie. Traditore della patria, sì, main PC, dai, da una settimana che gioco solo da PC. Main PC. Sono ufficialmente di rank più alto su PC che da Play, perché da Play sono Plat 2 declassato dal Master, da PC adesso sono Diamante 4. Quindi, main PC. Ho sorpassato l'account della Play pure ormai. Ma... Hai tutti gli oggetti... Cioè, avevi tutti gli oggetti blu per caso? No. Ah no, perché poi... Ah no, ok. No, perché è strano. Cioè, due robe entrambe di alta. Per la questione dei Six Manner, boh... No, scusa, mi trovi solo oggetti di Alter. Cioè, avevi tutti blu tranne quelli di Alter.
Cioè, 4 blu di fila, tutti di Alter. Cioè, probabile ti mancano solo... Sì, dai, ti mancano solo... Ah, vabbè, ma allora fai un botto di materiali. Ti mancano solo gli oggetti blu di Alter. Sì, sì, sì. Ti mancano probabile le robe di Alter e poi... Boia, Alter... vabbè, ci sta. Beh, beh, beh. Oh. Quindi almeno una stagione che li tieni da parte. Almeno da quando è uscita Alter. Oh, lo spray. Che odio gli holo spray. Che poi potrebbero inventarsi qualcosa. Ciao, nobody. Io li spammo gli holo. Ma più che altro, vabbè, ma non... Il problema degli holo spray è che hanno fatto come... Come i ciondoli. Cioè, i ciondoli appena li hanno inventati erano un bello oggetto, non sono male. Il problema è che adesso ne stanno spammando troppi, continuano ad aggiungerli. Battle Pass Premium Plus? Pass Premium? Pass Premium Plus? Oh, Mortal, va che è il secondo. Anche Saetta ce l'aveva. Ma in verità ne vedo abbastanza di persone online con la skin Pass Ultimate. Sì, non mi ricordo come si chiami, vabbè. Ne becco tanti di persone con la skin di Fuse e di Loba. Soldi buttati. Beh, no, aspetta. Non mi ricordo mai, perché quello da 20 ti dà le stesse cose di quello da 10 più solamente le skin. Non so, quello da 10 è tanta roba, secondo me. Cioè, ti dà effettivamente abbastanza materiali in più, i materiali esotici. I materiali esotici te li dà anche quello da 10, non solo quello da 20, no? Io li userei per il tren, sì, assolutamente. Tutto, Newt, tutto, tutto, tutto. Qualsiasi pacchetto che apri, pure i pacchetti sticker. Qualsiasi pacchetto conta nei 500, in qualsiasi pacchetto puoi trovare il cimelio. Puoi trovare il cimelio pure nel pacchetto leggendaria garantita, per dire. Ogni pacchetto che... Anche i pacchetti da evento contano. Cioè, tu potresti trovare il cimelio pure in un pacchetto da evento. Cioè, pure dell'evento che stava ora, tu potevi trovare il cimelio in un pacchetto. Io l'ho trovato in un pacchetto sticker. Una volta l'ho visto trovato in un pacchetto tematico di Bloodhound. Però vabbè, se cerchi online trovi... Quanti minchia di oggetti blu ci stanno di Alter? Trovi gente che l'ha trovato in qualsiasi pacco. Contano tutti. Bella questa skin di... Io poi devo capire perché... Sulle emote non hanno ancora cambiato lo zoom sui piedi. Non mi ricordo se anche sulle skin, ma su qualsiasi cosa, praticamente su Apex c'è lo zoom automatico sui piedi. Dovevo mettere... i piedi sono belli. Dai, dipende. Dipende dalla leggenda in questione. Quelli di Bangalore sono piccolini i piedi su Apex, più che altro. No, beh, dai, quelli di Alter ci stanno. Altre leggende, tipo Loba, sono un grande esperto dei piedi di Loba. Ho fatto varie volte zoom ai primi piani sui piedi di Loba, quindi mi reputo discreto esperto dei suoi piedi. Ha dei piedi veramente piccoli, cioè le darei... Earl le darei un 36-37. Fanno dei piedi veramente piccoli su Apex. Altre leggende non sono così esperto, quindi non so valutare. Tocca dare qualche leggendaria, trovata una sola su 26. Pacchetto a razzo, finiti gli oggetti di Alter però intanto. È qualcosa. È tipo terzo pacchetto di fila blu. Blu quando hai tutti gli oggetti blu non è male. Meglio che trovare oggetti epici probabilmente.
Dai, Dio! Madonna, 31 pacchi, vabbè che poi ci mette poco a cambiare, escono... Poi ci mette poco, basta 2-3 pacchetti che escano di fila. Eccolo qua. Oh, lo spray o sfondi. Oddio, ha finito pure le robe comuni. No, beh, sarebbe strano. Perché prima ha trovato un oggetto comune che era una frase di Lifeline. No, no, non li ha finiti. Ma gli oggetti comuni ci vogliono veramente infiniti pacchetti per finirli. Cioè, io gli oggetti blu li ho finiti, metti... 2020, gli oggetti comuni li ho finiti nel 2022, tipo 9-2 anni dopo. Ed era il periodo in cui di pacchetti nel mio account ne aprivo veramente tanti. Ci vuole un botto. Ogni leggenda che esce di oggetti comuni ce ne staranno, boh, 60 di nuovi, perché tutte le frasi, tutte le skin... Vabbè, ma ci sta. Cioè, oggetti comuni hanno spawn rate elevato. Prima volta che mi abbono ad un canale. Appello a tutti chi non avete, chi non ha il Prime, tocca che vi abbonate, Tocca che vi abbonate, perché da novembre Twitch alza il prezzo delle sub. Che doveva farlo a luglio, agosto, e non l'hanno più fatto, l'hanno posticipato, ma a quanto pare adesso è ufficiale che dal 1 novembre, sub a pagamento, Twitch, morto totale. Da novembre esiste solamente il Prime, quindi se non avete il Prime, o vi fate Amazon Prime, o da novembre la situazione sub a pagamento diventa terribile, cioè non, veramente non ha senso. Cioè piuttosto, se non ce l'avete, fatevi Amazon Prime e vi sbloccate la sub gratis con quello, perché... A quanto? 6,50€. Se non sbaglio. 6,50€. Che è un incremento tipo del 30-40% rispetto al prezzo attuale. 6,50€ da... hanno già cambiato? Hanno già cambiato? Sì, io ho cambiato... Ah, io avevo letto... Ah, io avevo letto dal 1 novembre. No, già hanno cambiato, 0,50 è una... Ma scusa, da quando? Da fine del September? Da fine September hanno fatto? Ah! Sì, mi sa di sì. Ah, perché io avevo letto una persona che mi ha mandato lo screenshot con scritto dal prossimo rinnovo, dal 1 novembre, ci sarà questo nuovo prezzo. Però forse... Io vedo 4,99, vedi? No, io già vedo 6,49. Da telefono o da PC? Sì, da telefono. Sarebbe da vedere da PC quanto vedi, perché tu Asus sei da PC e vedi 4,99. In teoria ancora 5 euro. Però... Da PC vedo 4,99 ancora. Sì, vabbè, no, ma quello è sempre che da mobile costa di più perché c'è il sovrapprezzo del Play Store. Su mobile hanno aumentato. Perché su mobile quanto era invece? Perché vabbè, là è normale, da mobile costa sempre di più la sub. Da mobile costa di più perché Twitch viene scaricato attraverso il Play Store, ci sta la percentuale che si piglia al Play Store, quindi gli acquisti fatti in app costano di più. Cioè la sub è sempre costata di meno da PC. Però vabbè sì, comunque c'è stato l'aumento dei prezzi sicuro. Se non sbaglio dovevano aumentare anche da PC, ma addirittura dovevano aumentare già a luglio-agosto, poi non so se sia andata avanti la cosa. Non so, stanno... vedi, però tipo Mortal ce l'aveva 4 euro da telefono, adesso 6,50. Non lo so, stanno... Io l'ho detto già... Tempi non sospetti. Twitch... sta messo parecchio male. Ma già da quando hanno iniziato ad aumentare le pubblicità. Da quando hanno iniziato ad aumentare le pubblicità... Oh, non male, dai. E secondo me prima o poi... Io questa cosa la predicto da mesi, da un anno che lo predicto. E quindi se succede sarò felice perché l'avevo predictato. Potrei dire io l'avevo detto. Secondo me la prossima mossa di Twitch sarà lasciare le pubblicità alle sub col Prime. Perché già adesso hanno fatto, diciamo, scendere di livello la sub Prime rispetto a quella di livello 1 pagata. Cioè, per lo streamer riceverle è diverso adesso, mentre una volta non era così, erano esattamente equivalenti. Secondo me prima o poi faranno lo switch e faranno che le sub fatte col Prime ti lasceranno la pubblicità lo stesso.
Cioè che per togliere la pubblicità dovrei per forza fare un sub a pagamento oppure Twitch Nitro Turbo Premium Plus, come stracazzo si chiama. Secondo me è questione di tempo. E se ne trovo due? Vabbè. Basta uno spray, ti prego. Che poi anche, madonna, che dà un fastidio che ne mettono sempre di nuovi. Pure questo non è mai esistito, mai visto. Questo non c'era quando è uscita Catalyst, l'hanno messo dopo. E sì, Edo, concordo, non ho capito un cazzo. Ho sbloccato Kenji. Ma? Vabbè, scusa Mortal, vabbè, comunque ne mettono di nuovi. Questo stava all'inizio, cambia poco. Ma secondo me, Giacomo, secondo me lo faranno. Vediamo. Già da quando hanno fatto quell'aumento indecente delle pubblicità. Che vabbè, c'è stato anche su YouTube in parallelo, però su Twitch è stato parecchio pesante. Yolo, i ciondoli non vengono a... Ma che stai, dice Mortal? Fidati che Dio lo spray nuovi ne hanno messi a raffica, perché... Scusa, ti prendo una leggenda a caso. Pigliamo, non so, Pathfinder. Vedi gli Holo Spray. Se prendi gli Holo Spray leggendari che ha Pathfinder, non sta... Do cazzo stanno gli Holo Spray leggendari, Dio? Ah, ma perché poi da qua li vedi uguali. Gli Holo... non hanno... Scusami, gli Holo Spray leggendari non hanno lo sfondo oro? Come riconosco quali sono gli Holo Spray leggendari? Di Pathfinder, tipo. Ah, uno solo? Ogni leggenda... Davvero? Ma? Ah! No, ogni leggenda ha un solo lo spray leggendario. The fuck? Ma com'è che io ne ho trovati tipo 8 milioni di Holo Spray se ogni leggenda ne ha uno solo? Ne ho trovati 8 milioni di Holo Spray leggendari, com'è possibile? Che roba. Io pensavo che ogni leggenda ne avesse almeno, boh, 3, 4, 5. Figa, trovo solo lo spray leggendario. Vabbè, bella notizia. Boh, ti giuro Mortal, strano. Io pensavo che fossero tanti. Vabbè che apro anche pacchetti da tanti account, quindi ci sta che magari li trovo più volte o una concezione un po' distorta. Però sicuro c'hanno il drop rate più alto, però. Questo mi può dire niente, nessuno di Obono bisognerebbe... lo dico da sempre. Guarda! Lo dico da sempre che bisognerebbe prendere, madonna, un foglio Excel, un documento Google modificabile da tutti, teniamo tutti il conto dei pacchetti che apriamo e vedere la percentuale. Perché ogni cazzo di pack opening che faccio, 90% degli oggetti leggendari sono lo spray. O sfondi, anche gli sfondi. 3-4 ragazzi che ho sentito che hanno aperto 500 pack contati e non hanno trovato nemmeno un heirloom. Boh, ma quello lo senti... Cioè, a me fa strano veramente. Secondo me la gente conta male, perché non... Magari, forse non è... E beh... Quindi cazzo sa tenere con 500 pack? Beh, ma non sarebbe strano, Basi, che qualcuno della EA te li toglie e poi li trovi? È successo. Gli oggetti profondo blu, ricordiamo... Io aprii tipo 50 pacchetti trovando sempre oggetti duplicati... E loro, per scusarsi, mi hanno restituito 3 pacchetti, tipo... su 50 che ne avevo aperti. Oppure un'altra cosa successe... quando c'era l'evento... evento di Rampart... Che si trovavano gli oggetti dell'evento Abissi Oscuri? Che tu nei pacchetti dell'evento di Rampart potevi trovare oggetti dell'evento successivo. Tipo, dell'evento Abissi Oscuri. No, forse non era l'evento di Rampart. C'era un evento in cui tu potevi trovare oggetti dell'evento successivo. Però ovviamente non ti venivano dati, perché ancora non c'era quell'evento nel gioco. E quando poi l'altro evento è uscito, tu li dovevi ritrovare. E anche lì non hanno rimborsato nulla. Era evento di Rampart allora che trovavi sfondo di Bloody e Gibraltar, sì, che era lo sfondo appunto del profondo blu, erano gli oggetti del profondo blu. Erano Bloody, Gibraltar e Wraith, mi pare.
Anch'io li ho trovati. Io per 50 pacchetti di fila, altro che 3. Minchia, magari 3 pacchetti. E me ne hanno restituiti 3 di pacchetti. Ma loro fanno robe da denuncia una dietro l'altra. Ora è ancora attivo l'evento. Ok, questo evento qua. Adesso qua sta scritto: percentuale di trovare morso del serpente meno di 1%. Se voi andate a riprendervi dal mio archivio su YouTube la live del primo giorno dell'evento in cui ho aperto i pacchetti, vedrete che qua stava scritto 1%, non meno di 1%. Stava scritto 1% di trovare il cimelio. Quindi loro l'hanno modificato un giorno dopo. Loro, un giorno dopo l'uscita dell'evento, hanno modificato le probabilità scritte. E non hanno restituito i pacchetti, cioè una cosa veramente da denuncia incredibile. Cioè, tutta la gente che ha aperto i pacchetti il primo giorno li ha aperti convinta che la percentuale di trovare il cimelio fosse dell'1%. Mentre in verità la percentuale era meno di 1% e l'hanno corretta il giorno dopo. Loro fanno robe da denuncia. Praticamente ogni evento succedono cose da denuncia, solo che poi la maggior parte della player base neanche se ne rende conto. Sarà uno su un milione, c'è cioè un bel po' di differenza, cioè tra 1% e 0,0001 che probabilmente è. Cioè tu dovresti quantomeno restituire tutti i pacchetti che sono stati aperti il primo giorno. In quei due pacchetti gratuiti ho trovato skin di Wright e skin di Ash, questa qua. Davvero? Sì. Io ci ho messo... Da, madonna! È uno sfondo pure. Vabbè, io c'ho... io... 13 pacchetti per trovare il mio primo oggetto leggendario. Ci sta. Io ho trovato il mio primo oggetto leggendario dell'evento al 13esimo pacchetto. Ed era... la skin del 30-30. Poi però ho trovato anche la skin di Ash, che è carina. Però... percentuale di trovare gli oggetti in sti eventi qua veramente... Che pacchetti scam. Vabbè, materiale. Oddio, questa è l'emote con cui puoi spawnare i nessi infiniti. Ma si recupera poi, basi! Tanto bastano 3 pacchetti in cui trovi leggendari di fila e già migliori la media, non ci vuole niente. L'ultima volta abbiamo fatto 4 leggendari di fila, cioè li aveva fatti Ster. No, non io, mi prendo i meriti. Che è stato il mio... Ma non è che hai finito gli oggetti epici? No, in teoria no. Cioè, sempre in teoria no. Gli oggetti epici non ci vuole così tanto a finirli. Cioè, si finiscono comunque prima di quelli comuni. Yo, Matt! Vediamo, al prossimo epico se trovi ancora materiali, mi sa che... potrebbe anche essere. Quando mi hanno preso il codice da 10. Vabbè, godo. Cioè, là, sinceramente, avevo goduto parecchio, perché... quella sera avevo preso tanti codici, di cui uno da 100 anche. Mi hanno rubato quello da 10, quindi... Oh! Vabbè, dai! Tra le cose che possono uscire, l'esecuzione. Poteva andare peggio. Dark Merlix, Matt. Un sub. Che mi ha scammato. Dovevano essere 600, sono 250. Bella però l'esecuzione. L'esecuzione è un'altra cosa che potrebbero metterne qualcuna. Stanno leggende dal day one che ne hanno una. Tipo Octane. Octane ha un'esecuzione. Cioè, oltre a quella, vabbè, del cimelio, quella della skin. Però di leggendarie di base ne ha una. Mentre stanno altre leggende dal day one, tipo, non so, Lifeline, che ne ha due leggendarie di base.
ad altre, soprattutto quelle uscite. No, quelle uscite dopo no, perché se non sbaglio le leggende nuove quasi sempre gliele hanno messe due poi. Non a tutte però, perché anche Watson mi sa che ne ha una sola. Vediamo. Materiali? No, niente. Non hai finito gli oggetti epici. Gibbrate 2 anche. Sì, ma praticamente tutte. Bloody anche 2. Mi pare. Cioè, di quelle standard più o meno tutte. Le leggende che sono uscite. Le leggende che sono uscite dopo gliele hanno messe una sola praticamente. A qualcuna l'hanno aggiunta dopo? Cioè no, solo a Mirage l'hanno aggiunta dopo, mi sa. Mirage è l'unica leggenda a cui hanno aggiunto un'esecuzione tra quelle standard del gioco. Che gli hanno messo quella con le esche che fanno il balletto. È stata l'unica volta che hanno aggiunto un'esecuzione nel pool di oggetti normali. Bangalore 1, ah. Bangalore quale ha? Quella che ti spara il fumogeno in faccia e quella che ti... sistema l'arma tipo. Si distoglie l'arma e fa la faccia. Dio puntuto. Caustic c'ha quella che ti spara il gas in faccia, quella che ti prende a cazzottoni. Poi non mi ricordo se ne ha un'altra. Quella standard sua qual è? Forse ne ha tre lui. Vabbè, ovviamente o lo spray. Ovviamente a quella della skin Cimelio, che vabbè non conta. Oh! Quella del gas in faccia della skin Cimelio. Ah! Sorry, è vero. È vero. Insomma, boh, sarebbe bello trovare oggetti leggendari diversi da sfondi o lo spray. Oh, vedi? Finalmente. Si risolleva un po'. Due sfondi di fila, let's go. Back to back. Tre di fila. Chiamati, l'ho detto. Oh, dai, carina. Bellina. Bellina. Sì, Fede. Back. Che, ma cosa che merda. Prima skill leggendaria trovata. Dopo o lo spray e sfondi a non finire, io direi tanta roba. Ah no, è vero, la skin Cimelio è quella che ti vomita in faccia. Io intendo quella che ti mette la bomboletta, no? Best skin G7, carina. Pure quell'altra è bella però, quella rossa. Che ha la variante azzurro. Risollevata la media in modo egregio. Oh. Insomma. Dai, vento. Evento abissi oscuri. Sboccheggevole. Ma a me non dispiace in verità. A me piace anche la skin di Ash. A me piace la skin di Ash granchio. Quella in pandan con questa. So che è molto disprezzata però. Vabbè che la caramba penso sia la cosa su Apex che ha più skin, probabilmente. Cioè, tra leggende, armi. La caramba penso abbia una quarantina di skin leggendarie, probabilmente. Se non mettono skin della carabina in ogni evento non sono felici. Quante cazzo di frasi di Lifeline sto trovando? Le frasi di Lifeline le stiamo finendo.
Devo mettere l'ova e... Cavè non fa impazzire questa. Io del pass quello... Secondo me questa 1000x. Stupenda. Ma cosa mica tanta fortuna, Dio boh! Aspetta che ti devo un po' alzare il volume. Ma che mica tanta fortuna, ho trovato 5 leggendari negli ultimi 20 pacchetti, Dio buono. Non trollare. La maglia che ho di chi è? Qualche anime. Minchia, aspetta. Vedo se riesco. È della collab tra Pull & Bear e Giungito. Ah, la grafica anche dietro. Molto carina. Molto carina. Ce ne sta anche un'altra. Che tra l'altro avevano già fatto una collab Pull & Bear con Giungito, tipo... penso 2-3 annetti fa. E me l'ero persa. Ed erano andate sold out in 2 giorni, praticamente. Finite ovunque, sia in negozio che online. E stavolta ho preso tutto... Ho preso tutto della collab, invece. Al day one. Infatti mi sa che hanno finito... Mi sa che sono esaurite ovunque di nuovo. Non sta portando bene l'ova, però. L'ovona... deludente. No. Ultimo pacchetto con l'ova. Male, Lobona. Adesso offesa per il... per il flame verso i piedi. Eccola qua. Gibbo. Che figa sta skin. Ah, aspetta, forse questa è dell'evento della recolor del kunai. Sì, questa sì. Poi allora non era ma... aspetta. Anche che era l'evento che aveva questa. Sì. Non mi ricordo che altre skin stavano delle leggende. Che altro aveva? Ah, ok, Octin. Sì, dai, carino quell'evento. Non male. Strafiga sta qua di Gibbo, minchia. Dove cazzo? Madonna, Gibraltar. Ma il cipone ne ha di skin pesanti. A me piace un botto quella... Vabbè, a parte Gibbo Thanos, miglior skin del gioco. Gibbo con la faccia viola. TRS skin di Apex. Se no quello dell'evento dell'anniversario con la faccia tutta dorata. Fighissimo. Che è la recolor del Gibbo, quello... Metà macchina, metà umano, non mi ricordo il nome. La mia skin dell'Avoc nello shop l'ho vista. È nel bundle con le skin di Gibbo. Ho visto. Miglior skin dell'Avoc. Unica skin del gioco che non ho mai cambiato, penso. Cioè, da quando l'ho trovata. Tra l'altro ho trovata random perché io quell'evento non l'ho shoppato. Dell'evento di Halloween ho aperto 2 pacchetti, ho trovato skin di Bloody e skin dell'Avoc. Era andata assai bene. Oh! Finalmente! Oddio. Ma poi che va bene tutto, ma... Boh, che cazzo di uno spray leggendario è? Terribile, col personaggino cibi, che schifo. Poi la mia domanda è... Ma chi è più lungo di tutto lo spray? Ma nessuno. Ma perché poi infatti gli holospray usi, madonna, quelli universali che mettono ogni tanto, che sono già più carini.
Io dio lo spray, ho comprato quello nice aim. Best 5 euro mai spesi. Spendere 5 euro per poter spammare lo spray bella mira agli avversari è stata la scelta più giusta che io abbia mai fatto da quando ho iniziato a giocare ad Apex. Oppure quello col sale, pure quello col sale. O lo spray... ho lo spray del sale fisso da mettere sopra le deathbox. Bellissimo. Killi uno, gli metti il sale sopra la deathbox, stupendo. Anche quello 5 euro, mi pare. Però quello era worth. Era nel bundle... No, 10 euro quello. Era nel bundle 10 euro 20 pacchetti. 1000 monete 20 pacchetti. E ti davano anche il sale. Non ricordo se ce l'avevo. No, dove cazzo sto guardando? E, beh, era tra i primi bundle da 1000 monete che aveva messo. No, non ce l'hai. Questo lo regalavano, vero? Anche questo mi sa ce l'ho equipaggiato, anche questo tanta roba. Bella Jake. È il bundle della banga carino. Il bundle della banga, aspetta, che arma ha? C'aveva un'arma carina. Cosa aveva? Il Mastiff. Sia col Mastiff, best bundle. La skin del Mastiff di Halloween. Il Mastiff è... allora ci sta. Skin del Mastiff di Halloween. Tanta tanta roba. Cioè, penso la skin più bella tra quelle là dell'evento. Vabbè, insieme a quella dell'Avoc, ovviamente. Avoc zombie. Ma poi Avoc zombie che quando ricarichi... Edo, ti giuro, si capisce una sega, cioè... Meglio cambiare persona. Perché? Perché stai facendo schifo. Ma Convict... Ah, meglio che... Ma vaffanculo! Ma suca, 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 suca. Ora te la svolto. Beh, potete cambiare anche skin se volete, eh? No, 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 no. Tanto chill, ne mancano di pacchetti per trovare il cimelio. Avoc zombie best skin solo perché c'ha il cuore pulsante, bellissimo. Quando ricarichi c'è il cuore che pulsa. Dai, dai, leggendari. Ti ho conciato proprio male. Convict, wife. Ehi. Ehi. Pacchetto a razzo. Materiali viola, direi, conta come leggendario. Quasi. Meglio materiali viola dello spray di Sir, sicuramente. E le skin della Benga di Halloween fighe, sì. Però Benga anche c'ha il delirio di skin belle. Quelle della caccia leggendaria pure. No, Matte, perché è appena iniziato il mese. Quindi penso ti dica per la classifica mensile. Perché siamo al 3 ottobre. Anche perché se metto la classifica non mensile ma all time, non c'ha molto senso perché sta Play Apex, il profilo di Apex che c'ha le 100 e passa sub giftate, quindi non c'è competizione. Beh. Discutibile quel ciondolo. Ti ricordi quanti materiali avevi? Non so, per gli 800 erano pochi perché avevo draftato. Perché avevi aperto i pacchetti? Ah, ok.
E io i materiali li ho buttati tutti per aprire i pacchetti dell'evento. Appunto, 13 pacchetti per trovare una leggendaria, quindi... Dio buono, mi faccio sempre scammare, anche l'evento di anche l'evento di Final Fantasy li ho buttati tutti i materiali per aprire i pacchi e non ho trovato una sega. Insomma, mezzanotte, questa è mezzanotte uguale. Una delle skin più scam che esistano. Ah, i bit le subgivate. Nella bio del canale ci dovrebbe essere, se non sbaglio, il widget che le fa vedere tutte le classifiche. All time, mensile, settimanale, qualsiasi cosa. Credo. Non modifico la bio del canale da 5 anni, quindi... Però mi sembra ci fosse. Mi hai trovato. Back to back. Adesso. Ho lo spray? Oh! Carina. Io l'ho craftata questa il primo giorno che è uscita l'oba e mi ricordo anche perché. Perché ero morto facendo la finisher normale. Ero morto facendo la finisher normale perché avevo fatto la finisher e camminando all'indietro mi era andata su delle fence di Watson ed ero morto. A base aerea, mi ricordo ancora il momento. Finita quella partita sono tornato in lobby e ho craftato l'esecuzione leggendaria. I traumi. Era una delle prime partite con l'oba. Ero one shot, mi metto a fare l'execution. L'oba cammina all'indietro. Tac. Barriere di Watson. Morto. Infatti da lì... Esecuzione base di l'oba terribile. Cioè tra le esecuzioni peggiori del gioco. Perché succedono queste cose. Ho visto anche qualche clip di qualcuno che ai tempi, appunto, appena uscita l'ova, perché non si sapeva adesso. Bene o male lo sai, quindi sto un po' più attento, però ho visto clip di gente che era caduta. Sempre a base aerea avevo visto la clip di uno caduto nel vuoto facendo l'esecuzione. Guarda meglio, Matt, ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere il widget che fa vedere top donator, bit, sub. Quelli con più mesi di sub pure. Sì, ma... Oh! Questo cimelio garantito? Io che aspetto il cimelio garantito. È una skin, è per l'ova. Sempre bello. Questa è la skin che ho craftato al day one di l'ova. Mia main skin su l'ova. Per un bel po', tra l'altro. È strabella. L'ho usata un botto, tra l'altro, perché l'oba l'ho usata almeno un paio di settimane per intero, appena uscita. Non perché mi piacevano le abilità. Io penso l'unica leggenda che non ho usato è Ballistic. Io Ballistic ci ho fatto un migliaio di kill. L'ho usato... Ma era stradivertente appena uscito. Ma perché poi Ballistic appena uscito era... Forte, più o meno. Poi gli hanno nerfato un botto il surriscaldamento. All'inizio dava strafastidio. Poi gli hanno nerfato il tempo di surriscaldamento e tutto il resto. Appena uscito negli 1v1 era devastante Ballistic. Oh! Ah! Merlix non mentiva! C'era davvero! No, non è vero, non c'era. L'ho sculato io. Non c'era, non era garantito. Non lo sapremo mai! Cavolo, così non mi posso prendere i meriti, però... Che brutto. Per prenderli ne troverò un altro. Devo trovarne un altro per dimostrare... Ah!
Bastava parlare di Ballistic. Bastava parlare di Ballistic. Ballistic, tocca, allora, si tengono da parte fino al suo Cimelio, che non uscirà mai. Cimelio di Ballistic. Picrate. Non so se è vero, ho sentito che non usciranno più cimeli personalizzati, solo questi qua. Eh beh, fanno un botto di soldi con questi, sì. Quindi... no, secondo me passerà un bel po' di tempo. Cioè, poi il problema è che se anche li fanno uscire si aspettano così tanto tra uno e l'altro. Cioè, adesso è passato un anno dall'ultimo Cimelio, quello di Fuse, è passato un anno. Non so se più di un anno addirittura. Cioè, di questo passo... è passato un botto. Sì, sì. Cimelio di Fuse è stato l'ultimo uscito, perché poi hanno fatto tutti gli eventi, skin Cimelio, evento di Final Fantasy. No, dai, forse non un anno, però... Recolor, poi. Recolor ne hanno fatti un casino. Era assicurato l'Earlo, ma forse. Cioè sì, ha detto ne aveva aperti tanti. Non si sa però quanti precisamente. È che anche questo io lo dico da sempre. Secondo me, se mettessero sto cazzo di counter dei pacchetti, farebbero... Secondo me farebbero il delirio di soldi. Beh, sarebbe ancora maggiore il guadagno nei loro confronti. Madonna! Secondo me, se mettessero sto cazzo di counter di quanti pacchetti ha aperto la gente, farebbero il delirio di soldi, perché sai quante persone magari vedono il loro counter, vedono che stanno a 450 su 500 e si shoppano gli ultimi 50 pacchetti. Secondo me hanno sbagliato a fare le skin Cimelio. Ma le skin Cimelio secondo me sono molto carine, il problema è che hanno fatto troppo poco. Cioè hanno fatto una cagata, perché alla fine sono skin leggendarie normali. Cioè, perché alla fine, ok, hanno più livelli, però ogni livello preso singolarmente è una skin leggendaria normale. Poi, vabbè, ti dà l'execution e tutto il resto, però è una skin normale. Spesso pure con meno dettagli e più brutta rispetto ad altre skin leggendarie. Secondo me dovevano fare le skin Cimelio, farle evolvere in partita, fare qualcosa veramente di unico che hanno solo le skin Cimelio. Perché... magari appunto lasciare i tre livelli, ma fare che si evolve in partita, tipo la prima kill arrivi al secondo livello, poi arrivi al terzo livello. Cioè fare magari così evoluzioni, fare skin reattive in partita, almeno fare qualcosa di più delle skin leggendarie. O magari fare un po' come Overwatch. Che Overwatch hai, non c'è il cimelio, però c'è l'arma dorata, che in base alla skin rimane dorata, però cambia con la skin che hai. Quindi non ho mai giocato ad Overwatch, quindi... Non le vedi in partita, quindi inutile evolverle. Beh, o se no, un'altra cosa che dice, beh, magari fare le braccia animate. Perché tutte le skin leggendarie del gioco non hanno le braccia animate reattive. Almeno, boh, fare qualcosina, fare magari le braccia reattive, che così quando corri le vedi, qualcosa sulle mani, che cazzo ne so. Cioè, magari comunque fare qualcosina in più. Che cazzo ne so, fare che con la skin Cimelio ti cambia l'icona in basso a sinistra della leggenda, visto che quella rimane uguale con ogni skin che tu hai, magari con la skin Cimelio ti cambia. Pure una cagatina così, cioè... un botto di robe che avrebbero potuto fare per renderle più particolari. Invece hanno fatto sta cazzata di metterle le scie, che... cioè praticamente adesso il main appeal delle skin Cimelio è che ti danno la scia. Tra l'altro solo a quelle nuove, a quelle vecchie ancora non l'hanno data. Anche questo è abbastanza imbarazzante, che a 2 anni dalla loro uscita le skin di Bloody Wraith e Caustic, credo. Bloody Wraith e Caustic siano ancora senza la scia di lancio, che hanno dato poi a tutti. Uscirà la Recolor, sicuro. Appunto, secondo me sì, la metteranno quando faranno la Recolor. Eh sì, perché metterlo adesso non ci guadagna nulla, perché l'hanno già venduta e non le possono più vendere, cioè... Quindi... O anche la stronzata dell'esecuzione, che devi per forza equipaggiare per farla. Che poi almeno, vabbè, almeno nelle ultime skin che sono uscite hanno fatto che va bene anche il livello 1 e 2. Mentre le prime skin dovevi per forza avere l'ultimo livello, per di più. Sì. Pure quello. Sì, hanno fatto un bel po' di cagate, cioè, terribile. Cioè, adesso principalmente la gente le prende per avere le scie. E tra l'altro loro, quando hanno inventato all'inizio le scie per le skin Cimelio, si sono anche resi conto che non era sta grande cosa, perché alla fine la gente usava comunque magari quelle delle ranked. Infatti il passo successivo è stato togliere le scie dalle ranked, in modo tale che le scie stanno solamente con le skin Cimelio e c'è effettivamente un motivo per comprare le skin Cimelio. Oh, una cosa imbarazzante dopo l'altra.
Poi fa girare le palle che è, cioè, è come se sono. Se siamo alla seconda season che fanno errori su errori. Cioè siamo alla 22ª stagione, c'è cioè quasi la 23ª e fa ogni nuova season escono problemi. Esce schifo dopo schifo. Beh, vabbè, sta season credo sia stata la peggiore. Da play, sta season è stata la peggiore di sempre. Quando c'è stato il problema che crashavano le partite. Però quello era, non era con uno delle ultime patch. Quello era con l'evento, non era al lancio della stagione. Quello. Ma io guarda, Vai. questa questione dei 6, 9, 12 manner non gioco assolutamente ranked, cioè mi girano le palle Ma queste fai qua. bene. Ma il primo split è stato. Io avevo messo. Cioè, mi rode sempre che poi non li conto tutti, però avevo messo il counter Il counter, e. sì, me lo No, ma ricordo. in 2 giorni. 2 giorni che li ho contati ero arrivato a 27, mi pare. In 2 giorni. Quindi, contando tutto lo split, penso di aver superato i 100 questa stagione. È una cosa vergognosa. Non so se hai visto l'ultimo video di Halle in cui ti ha menzionato pure. Sì, no, ma. Boh. Cioè, è vergognoso. Non trovo parole, sinceramente, per sto schifo. Il gusto, io non capisco il gusto che ci trovano a imbrogliare così. Cioè, ma gioca per divertirsi e non rompere coglioni, cazzo, dai. Vabbè, ma il problema è che cioè, sarebbe molto facile da risolvere, basterebbe bannare. Poi, cioè, basterebbe bannare. Poi, una volta che cioè, il problema adesso sono così tanti proprio perché non bannano. Una volta che iniziano a bannare, se si diffonde l'idea che se lo fai. X. No! Se si diffonde l'idea che se lo fai banni, poi la gente smette di farlo, cioè automaticamente adesso lo fanno tutti proprio perché tu sai che non ti bannano. Ma basterebbe, non servirebbe neanche farne tanti di ban, cioè basterebbe bannarne qualcuno. Il problema è che fanno una ban wave a cazzo ogni 6 mesi. E se per quel Grazie, lo Rek. bannano 2 giorni e viene sbannato subito. Perché pagano per farsi sbannare, pure questa. Brutto. Quella è la cosa più assurda al momento che poi non se ne rendano conto. Cioè, io penso che questa cosa non sia conosciuta perché oggi stava in live Valla a parlare del video che ha fatto ieri. Io gli ho menzionato questo e lui per dire non lo sapeva che c'è questo servizio che viene offerto e di cui la gente usufruisce dell'unban. Secondo me questa è una cosa che sanno in pochissimi. Cioè, secondo me EA e Respawn non ne sono neanche consapevoli di questo fatto. Cioè, che la gente bannata paga per farsi sbannare. Secondo me non lo sanno. Perché appunto non lo sa praticamente nessuno, l'ho menzionato anche ad alloggi e lui non ne aveva idea, non sapeva di cosa stessi parlando, quindi secondo me quello paga chi per farsi sbannare. Non so tutti i dettagli, non so tutti i dettagli, ma ci sono degli hacker, non ho capito se direttamente Destroyer 2009, che offrono il servizio di unban su Apex. Tu hai il profilo che è bannato dal matchmaking per 6 mesi, 1 anno, paghi tot soldi, se non sbaglio mi avevano detto sui 50 euro. Poi forse se sei un cliente fisso hai lo sconto, qui non lo so. Pure, Forse fanculo. fanno il pacchetto Fanculo tutti e due. convenienza. Fanno il pacchetto convenienza. Un metodo per farsi sbannare tramite l'assistenza. Però pagano per farsi sbannare. Com'è che funziona, Iaio? Scusa, perché pagano? Perché so che pagano, no? Ciò che pagano per questo servizio di farsi sbannare. Hanno il pacchetto Vabbè. convenienza 20 cose, 4.000 kill e unban. Dopo, vabbè, comunque c'è. Pagano la persona che scrive all'assistenza per te. E che cazzo vuol dire? Perché? Perché scrive meglio, è più convincente, che sa quello che deve scrivere. Vabbè, boh. Beh, insomma. Vabbè, Comunque so, cioè. ricordiamoci, c'è gente che paga i 2 badge, i 4.000 danni e le 20 bombe, quindi non mi meraviglio più di nulla. Hanno le varie variabili, ma scusa, a sto punto c'è cioè, la persona che scrive, cioè avrà contatti all'interno dell'assistenza e ti fa sbannare perché. No, disconnesso per inattività, niente. Welcome to Basta flex Apex del. Legends, the most dynamic, Insomma, fast-paced, exciting. mi sembra esagerato far rivedere il trailer adesso. Vai, niente. Obbligati a tornare ad aprire pacchetti. Era così bello vedere il cimelio là. Back to back. Prima o poi. Prima o poi succederà. E dopo ti lascio l'onore di shoppare l'Heirloom. Buono. Sì.
di prendere la katara, che non sia mai che poi te lo tieni da parte per la recolor della skin cimelio di Wraith. No, non lo faccio. C'hai tre cimeli di Wraith, sia mai. Oh, dai, leggendari. Sfondo! Hanno fatto la cagata a levare le scie delle re anche da mettere le scie con le skin cimelio. Ma perché loro prima hanno messo le scie alle skin cimelio, poi hanno tolto le scie delle ranked, perché hanno visto che mettere le scie alle skin cimelio non aveva alzato abbastanza le vendite delle skin cimelio. Quindi hanno detto, buona, togliamo le scie dalle ranked, così la gente è costretta a shopparle. Ma palesemente per questo. Cioè, loro si erano inventati una cazzata quando hanno tolto le scie dalle ranked, mi ricordo ancora. Avevano scritto che sovraccaricava il server, tipo. No, forse questo l'avevano scritto la prima volta che loro avevano fatto lo switch, perché all'inizio, le prime stagioni di ranked, le scie erano fisse. Cioè, tu le sbloccavi, ce l'avevi per sempre, stagione 2, stagione 3. Poi dalla stagione 4... Ah, grazie, Merlix. È vero. Me ne ero anche dimenticato. Anch'io. E mentre dalla stagione 4 hanno fatto che le scie duravano per una stagione sola. E quando avevano fatto quel cambio, loro avevano detto che il motivo era che iniziava a esserci troppa gente con le scie e questo sovraccaricava i server. Avevano scritto questo. E tu leggi e dici cosa? Cioè, in che senso? Che poi la scia del diamante non è che graficamente o cosa sia, immagino, così tanto più pesante rispetto alla scia di lancio classica, normale. Sempre bello quando scrivono. Poi non mi ricordo invece quando hanno proprio rimosso le scie dalle ranked cosa hanno detto. Probabilmente avevano detto solamente che volevano cambiare le ricompense. Che effettivamente secondo me ci stava pure. Cioè, gli sfondi delle ranked secondo me erano anche una bella idea. Però ora basta. Cioè, il problema è non hanno capito che ste cazzo di ricompense delle ranked ci hanno da fare un po' di più. Cioè, loro hanno fatto 20 stagioni con le scie. Adesso hanno switchato agli sfondi e fanno 20 stagioni con gli sfondi. Ci hanno da fare un po'... Non lo so, modificarlo un pelo più spesso. Beh, adesso gli sfondi carini, però una volta che uno ha preso uno, ne ha presi due, sono anche praticamente sempre uguali. Bella Sunny. Io lo dico da sempre, dovrebbero fare le cazzo di skin delle ranked. Stai a posto per sempre. Se inizi a fare le skin, stai a posto per sempre. Ogni stagione dai una skin, in base a che rank fai, metti una skin per il Vault questa stagione, tipo. Fai il Master e ti danno la skin animata viola, fai il Pred te la danno animata rossa, carina, e ogni stagione fai un'arma diversa, figa, vai avanti all'infinito, c'hai 40 armi, c'hai 40 stagioni, così. Secondo me sarebbe tanta roba. Così vogliono anche player a giocare. Questo sì è un'ottima idea. Yo, Panditz, Toxic, perché? Ti dedico questo cimelio, Panditz. Ah, buona fortuna, Panditz. Domani hai l'esame, cavolo. Ma tranquillo. Cioè, hai fatto l'autoscuola con loro, hai fatto tutte le guide con loro, c'hai l'esaminatore che ti raccomanda, andrà tutto bene, vai nel chill. Dai, alla fine è una cazzata l'esame della patente. Vedi, è una cazzata, Panditz, dai. Poi tu, scusami, Panditz, hai fatto, Dio buono, le guide obbligatorie in cui hai fatto 200 ore di guida con tua mamma, zio cane, dai, avanti. Figa, sei Leclerc di Ivrea, praticamente. Ragazzi, io con l'esaminatore, siccome sono cuoco, mi sono messo a parlare di cucina, voleva sapere i piatti e ne fregavo completamente. Ciao, Davidotti. Ma da quando sei moderatore, Panditz? Che storia? Chi ti ha dato questa carica importante? Sì, Davidotti, se posso... Poi mi sembra che saluti sempre solo me, cioè... Mi sento un po' violato.
Poi dov'è il mio bodyguard? Sunny, non mi difendi? Da Davidotti che mi saluta. Moto di Gibraltar. In cui lui ha fatto l'incidente in cui è morto il suo fidanzato. Top esperto della lore di Apex. Probabilmente non era andata proprio così, però era una cosa simile. Cavolo, che bello. Quando ancora leggevo la lore delle leggende. Oh. Ma perché, Pandit, hai dovuto togliere quel messaggio? Allora, Davidotti, guardando le trasmissioni, partecipando ai raid, cosa vuoi... Ah, vuoi ottenere il VIP. E lo so, Gabbo, compila il form di lamentela. Apri un reclamo. Esatto, sì, sì. Molto belli i materiali. Buonanotte, Pandiz. Ricordati che domani, per avere la giusta carica, un po' di alcol prima dell'esame. Così arrivi bello sveglio. Perché, come insegnano i quiz, assumere leggere quantità di alcol migliora i riflessi. Che tipo di... Ah, un po' quello che vuoi, Pandiz. Oh. Ah, vedi, l'altra. Va bene. Ho trovato entrambe le skin del G7. Ho equipaggiata quella di Revenant della skin sempre del Kunai di Wright. Sì, penso di ricordarmi. Che anche questa però aveva due versioni. Mi ricordo. Sì. Vediamo se hai... Ai. Tu da che stagione giochi? Da stagione 2, però... Hai smesso? Perché non hai quella del primo evento... Ok. Perché non volevo vedere se avessi quella del primo evento di Natale. Quella schiaccianoci. Bruttissima skin del G7. Terribile skin quella. Tra l'altro, primo evento di Natale, regalarono quella skin del G7 leggendaria dello schiaccianoci. Era più o meno la prima volta che regalavano una skin leggendaria a tu. E tu ce l'hai, Sunny. Ma era la prima volta che regalavano una skin leggendaria a tutti, se non sbaglio. Perché poi durante la caccia leggendaria regalarono... No, durante la caccia leggendaria, prima, nel primo Battle Pass, regalarono la skin del Triple Take, ma solo a chi aveva il Battle Pass, mi pare. Mentre quella del G7 l'hanno regalata proprio a tutti. La skin di Brayt era solo per chi aveva il Battle Pass pre-season. Era per chi aveva il Battle Pass. Non era pre-season, era season 1 comunque. Dovevi fare delle quest e dovevi avere il Battle Pass anche. E quelle skin erano per scusarsi del Battle Pass che faceva cagare. Perché c'era stato il primo Battle Pass, la gente si era lamentata un casino, perché il primo Battle Pass aveva la skin leggendaria dell'Avok e basta. Cioè aveva una skin leggendaria tutto il Battle Pass. Non c'erano le skin a livello 1, non c'erano le skin delle leggende, c'era una skin leggendaria. E la gente si era lamentata un casino, perché faceva cagare il Battle Pass. Cioè oggettivamente c'era una skin, due skin, vabbè, con la variante. E la gente si era lamentata e quindi a fine stagione hanno fatto quell'evento in cui se tu avevi il Battle Pass ti regalavano una skin leggendaria per Wraith e una skin leggendaria per il Triple Take. Per scusarsi. Cioè l'avevano proprio detto, cioè loro hanno fatto l'evento dicendo che quei regali erano per scusarsi per il Battle Pass. Infatti poi da stagione 2 hanno iniziato a fare il Battle Pass come poi è arrivato fino a stagione scorsa con tutte le skin leggendarie. Quella base. Bello, schifo. Quali skin hai della carabina? Qual è l'altra? Quella base. Ti dico quella che ho trovato.
Come fai a usare questa? Ma c'hai qui... Secondo me questa è bellissima. Come fai a usare sta roba con le catene attorno? Non lo so, sinceramente. Cioè, nemmeno... Non tanto la uso, la R300, ah. Quindi... Io la trovo scomodissima, questa è enorme. Bella, profumo. Anche quella trovata nei pacchi gratis. E per chi è ustionato bisogna togliere i vestiti dalla pelle bruciata assolutamente subito. Davidotti, io quando sono andato a fare il preesame per il teorico in scuola guida, perché da me volevano che facessi un po' di quiz da loro per poi mandarmi a fare l'esame, se no non mi mandavano. Avevo fatto, metti, primo quiz, 0 errori, poi 1, poi 2, poi 3. Ho fatto 4 quiz, passati tutti in ordine 1, 2, 3 errori. E tutti gli errori che avevo fatto erano sul primo soccorso. Infatti il bro mi fa, vabbè dai, ti mandiamo all'esame, però devi rileggerti il capitolo del primo soccorso. Infatti, io primo soccorso, se faccio un incidente, si scappa. No, non si scappa, perché sennò mi denunciano, però le persone coinvolte insieme a me sappiano che la loro vita è a rischio. Parecchio. No, ma no, non scappo, Sunny, sennò vado in galera, però... Avrò il diritto di non sapere come aiutarlo. No, vabbè, nel senso. No, mi era uscita una domanda da Davidotti. Quella mi ha fatto straridere, infatti. Io l'avevo messa a mezzo per il meme la risposta. Era uscita la domanda che era se un infortunato della squadra ha una ferita ai polmoni, tipo una ferita alla gabbia toracica, bisogna fargli fare i respiri profondi. Io avevo messo vero. Figa. Infatti poi, quando il tipo dell'autoscuola è venuto a fare la correzione, mi fa scusa... E io gli faccio i fatti, forse no, forse non è il caso, respiri profondi se c'ha un polmone bucato. Però, vabbè. Va bene, almeno stanno uscendo skill leggendarie, è qualcosa, rispetto agli oro spray. E sì, Sunny, sì, lo porterò. Tra 5 giorni c'è Dragon Ball Sparking Zero, però. Alla precedenza. Ciao, Micio. Ma vabbè, ci sta Davidotti, però... Ma infatti, sti cazzi. Cioè, io quando facevo i quiz a casa li facevo in 5 minuti. Cioè, in 5 minuti facevo tutte e 30 le domande. Poi, ovviamente, quando devi fare il quiz serio, minchia, ti metti a leggere per bene, riguardi prima di consegnare. Beh, poi tutto dipende tanto da che cosa ti capita, da che domande ti capitano nel quiz. Se ti capita il quiz di Pandits, vai nel chill. Il quiz di Pandits, Dio buono. Gli è uscito... Cos'è che era? Ah, gli era uscito il cartello, quello della pioggia, no? Con la nuvola, con la pioggia, no? Gli era uscito quel cartello lì e la domanda era... In presenza di questo segnale c'è un autolavaggio nelle vicinanze. Cioè, cavolo, me ne sono capitate di domande stupide nei quiz che ho fatto anche a casa e tutto il resto, ma quella penso le batta tutte. Dio buono, l'immagine della nuvoletta con la pioggia, autolavaggio nelle vicinanze. Ma è l'emote un pelino meglio. Ciao Nico, posso aprire Pac? Ciao. Decide Merlix se puoi. Ovviamente. Allora. Problema poi. Allora Edo, se in questi pacchi gli trovi un cimelio, vinci.
10 euro. Quindi 20. Perché? No, non ho capito, aspetta. I 10 che mi devi ancora. Perché ti devo 10 euro, scusa? Che cosa? Vado in palestra. Ma se ci no, sono ti do tornato? 10 euro. Ma ci sono sì, tornato? Un mese dopo. Però ci sono tornato sempre di lunedì. Sì, ma tu hai detto quel la giorno che esisto del pure. Benzinaio, in presenza di questo si offre benzina? No, non ci credo che esista quella domanda, impossibile. Mi mandi lo screenshot, se no non ci credo. A me non sono capitate domande stupide all'esame. A me all'esame solo domande serie. Mi sa che non si aprono i pack. Ah, non ti va? Niente. Vabbè, tranquillo, glielo trovo io il cimelio. 15 pacchetti. No, per me è un po' aprire. Ma non gli funziona, c'ha la connessione... Io abito in culo al mondo e ho la fibra. Dove abiti? In Sicilia, in un paesino in montagna. Vabbè, pure lui abita in Sicilia, però. Però, cavolo, 90% dei sub che vivono in Sicilia la fibra non ce l'hanno. Quindi è incredibile che tu ce l'abbia. Ma io ce l'ho, cioè quella play mi va sui 600. Hai la FTTH proprio. E col cioè... PC 800-900. Da quanto ce l'hai la fibra? Da un po' di anni. Ah. Cioè, ho cambiato, mm-hmm. Diciamo. Prima perché avevo 300-400. Sì, sì. Poi no, ma perché la fibra, sì, sì. Da 2 anni c'era questa. Ok. No, ma perché anch'io facevo 900 col PC fino a 2 anni fa. Poi, secondo me, me l'hanno abbassata. Perché era passato troppo tempo. Me l'hanno abbassata. Perché adesso faccio sui 400, tipo. No, la fortuna è che qua ci sono un po' di anziani, quindi... solo io diciamo. Il cazzo, cioè non è, vabbè sì è una fortuna, però per dire quando dovevano tirare la fibra da me, io la fibra adesso ce l'ho dal 2020, quindi vabbè 4 annetti che ce l'ho, però a Padova la fibra c'è minchia dal 2016-17, cioè da un botto di anni la fibra a Padova, da me è arrivata in ritardo di 3-4 anni. Proprio perché io vivo in un quartiere di vecchie, quindi quando passavano per tirare i cavi della fibra, loro non la volevano, cioè non c'era richiesta. Cioè, quando io chiamavo dicevano che non c'era abbastanza richiesta per tirarla nella mia strada, infatti ci hanno messo un botto ad arrivare. Ieri c'è un mio amico, penso sia in live, alla fibra che passa... dall'altra parte della strada dove abita lui e non possono tirare 5 metri di cavo per farlo passare da lui. Beh, se lui paga però penso di sì, no? No, ha fatto richiesta anche per... dice no, ciao zio, per me la... passa. No, io invece ero in una situazione che poi me l'hanno portata la fibra, però all'inizio, la prima volta che l'avevo richiesta, mi hanno dovuto declinare, hanno dovuto lasciar stare. Perché per dove passava la fibra, per portarla da me, dovevano passare per un'altra casa e il vicino di casa si è rifiutato di far tirare il cavo. Loro hanno anche cercato di spiegare, ma sì, se te la tiriamo poi la puoi usare anche tu e tutto. Inutile. Ciao, Ninja. Sabato inutile, non hanno voluto. Infatti ho dovuto aspettare un bel po'. Vabbè, un bel po', ho dovuto aspettare tipo 2 anni in più. Esecuzione. Terza esecuzione trovata. Ultimi 6. 6 cimeli potenziali. Nel 2 Irlum. Se nel 2 esce l'Irlum, 20 euro da Bidotti. Nell'ultimo uscirà leggendario. Vuoi rosicare, Edo? Vuoi rosicare? Vuoi perché? O no? Primo ho regalato 10 euro a Ribo. Guarda, non fare in più. ma lui voleva prendersi la skin su Overwatch. L'hai dati pure ad Anto.
Sì, ma Ribo voleva la skin su Overwatch. Tu non mi hai detto che volevi qualcosa. Ma va, sì, perché siete errone, quindi è... Siamo discriminati. Invece Ribo è del Trentino. Ancora più a nord di me. Niente secondo Cimelio. Niente. Allora, Don Turi. Sono io quell'amico, ma la fibra è passata dal mio lato della strada, però la cassettina è dal lato opposto. Vabbè, però comunque hai la fibra FTTC. Cioè, hai almeno con i cavi di rame, no? Cioè, magari non ti arriva la 1 giga al secondo, però in teoria almeno la 100 mega, tipo, no? Egli va... Certe volte prende 300. Vabbè, vabbè, upload, dai. Di upload ieri 3 mega gli facevo. Io di upload faccio 200-300. No, anche di più a volte. Vabbè, a parte che... L'upload alla fine poi serve poco. Solo, figa solo. L'ultima volta che l'ho fatto 500 facevo di upload. Ci sta, cioè Davidotti, 300 di upload, madonna. Cioè, l'upload, per dire, per streamare in 1080, 8000 di bitrate e tutto il resto di upload bastano 5 mega, tipo. Fa un po' di più, fai, però... Insomma, serve veramente poco, cioè... Non serve, l'upload nella maggior parte dei casi serve assai poco. Cioè 300 d'upload è già tantissimo. Invito la stella cadente. Ah, aspetta, devo prendere la katara, la prendo? Sì, dai, beh. Non hai dubbi. Oddio, scelta bianca, quindi. Ma sì, scelta più sensata, dai, bellissima. Vuoi mettere? Stupendo. Che non ho... Ah, non hai frammenti? Ma scusa? No, ho shoppato la skin dell'R99. Ah, ok, infatti io dicevo, perché avevi il pass quello... C'avevi il pass con la skin di Fuse. Dici, no, è quella la guardia del flatter, mi fa cagare. E già ho quella bianca del flat, quindi... Ah, vabbè, ok. Del 99 non ce l'avevi? No. Vabbè, dai, ci sta, te la appoggio. Posso accettare. No, la skin dell'R99 in verità mi faceva cagare, no? Prima volta che l'ho vista. Poi ho visto un video di uno che la usava in poligono, devastante. Perché diventa arcobaleno, tipo, no? C'ha le luci arcobaleno. Sì. È strabella, sì. Vuoi... No, ma l'avevo già vista, no. Bella. No, quella del flat, vabbè, c'hai... Quella è quella viola che hanno regalato, sì. E allora? Sì. Bella, dicio. Ma che poi la skin del flat l'hanno messa quella lì acquistabile con i materiali la stagione dopo che hanno regalato questa. Infatti secondo me l'hanno fatto per quelli che non sono riusciti a finire le sfide, che così dicono, vabbè, non ho ottenuto questa, la posso comprare. Posso prenderla, sì. Beh, e secondo me ne hanno anche vendute abbastanza. Ne ho viste abbastanza di quelle del flat rosse, se ne vedono abbastanza spesso. No, vabbè, quella... Ma scusa, Spray, questo... Ah, anche quelli di questo split hai usato. Sì, questi qua. Quanti sono? Con questo passo sono 20 per ogni... dai, vabbè. Vabbè, alla fine si fa veloce, cioè. Vai su Telegram e piangi. Ma allora non voglio. Mi si è scaricato il telefono, Davidotti. Ora ti apro Telegram web solo per vedere. Aspetta, non l'ho presa, però. Ah... Buono, vai. Oh, finalmente. Meglio, così non puoi rischiare di fare scelte sbagliate. Dai, così ho recuperato quei punti che avevo perso con... con i tre cimeli di Verit. Con i tre cimeli di No, la katara. Katara stupenda, bellissima. Poi veramente ho visto... Cioè, quando ne hai tante di personalizzazioni che puoi mixarle, tipo, puoi fare robe veramente devastanti. Mixarle. Sì, tu puoi, se sblocchi questo set, questo, per dire, puoi fare questo set col colore dell'altro. Puoi mixare tutto, puoi... Sì, puoi mettere la forma di uno, il colore questo di uno, mettere la fonte di energia di un altro. Sì, puoi fare quello che vuoi, la puoi mixare. E allora sì.
Eh no, l'unica... sì, sì. L'unica cosa brutta è che li devi comprare in ordine, però, per forza. Cioè, tu puoi mixare come vuoi, però non puoi prendere direttamente la fonte di energia elettro. Devi per forza fare questo, poi questo, poi questo. Ah, ok. Quindi sì, devi comprarli in ordine, però una volta che poi hai gli oggetti che vuoi, li puoi mixare come vuoi. Sì, sì, no, puoi fare... Sì, sì, ci sta. No, è figo perché poi puoi fare personalizzazioni appunto uniche, cioè puoi farti la forma di uno col colore dell'altro, quindi hai un cimelio unico rispetto agli altri pure. Puoi fare un botto di combinazioni diverse. Infatti... tanta roba la katara, molto molto figa. Cioè, infatti, sto cimelio qua, non capisco la gente come faccia a piacergli. Cioè, non c'ha una siga di personalizzazioni, non c'ha. E non ha nemmeno un senso, cioè, a parer mio. Vabbè, a parte a me non piace proprio. Pure quando corri si vede una siga. Non mi piace per nulla. Schermo. Boh, katara 1000x. Ma io ho usato la katara di ferro senza personalizzazione per un botto di tempo. Perché non... Lo farò anch'io adesso. Io ho aspettato di avere i materiali del pass. Infatti, questo split riesco a prendere finalmente la fonte d'energia, così finalmente ho una katara colorata. E sto con la katara di ferro da due stagioni intere. Oh. Vabbò, dai. È andata bene. Benissimo. Il cimelio sì, si è trovato. Tutto sommato, tieniti il conto dei pacchetti stavolta. 71 aperti dopo il cimelio. Ti aspetto su FIFA. Tieniti il conto, così il prossimo sai quando è. Buona. Vabbè, io ti saluto, che vado, vabbè, è stato un vado piacere. Da PC. È stato un piacere, grazie a te. Beh, abbiamo aspettato un botto di tempo, me l'avrei detto 8 mesi fa, la prima volta sì, dei pacchetti. No, perché ho fatto la stagione sulle Isole Eolie, quindi... Ah, no, ma infatti sì, perché cioè, mi ricordavo che me l'avessi già detto, poi me ne ero dimenticato perché era passato un bel po', quindi... Sì, là, pensa, ho giocato solo per il pass. Mm-hmm. Cioè, giocavo abbastanza di rado. Vabbè, figo, ma per lavoro? Sì, 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 poi c'è il cuoco, purtroppo. E quanto tempo sei stato lì? 4 mesi. Boia. 5 mesi. Boia. Sì. Minchia, trasferta di 5 mesi. Sì. Fortuna veramente... Cioè, da dove si prendono gli scafi è un quarto d'ora di strada. Per andare a casa mia, va. Mm-hmm. Penso mi sono perso anche la nascita di mia nipote, che merda. Però ci sono andato successivamente. Mm-hmm. Almeno ero... Cioè, in 5 mesi sono tornato a casa 3 volte. Cioè, nemmeno mezza giornata, più o meno. È un brutto mestiere. Non fate. Vabbè, dipende. Non tutti devono fare le trasferte. No, vabbè. Mm-hmm. Se uno decide di fare la cazzata che ho fatto io di lavorare stagionale, allora sì. Mm. Di evitare. Se no, c'è stata ah, con l'hotspot del telefono a fare le sfide. Vabbè. Sì, bravissimo. Madonna. E io ho giocato quando si era fuso qualcosa alla cabina, che sono stato una settimana senza internet, ho dovuto giocare con l'hotspot del telefono. Ma poi io avevo il problema che potevo giocare un'ora, dopo un'ora iniziava a surriscaldarsi il telefono con l'hotspot e niente. Cioè, iniziava a laggare tantissimo. Col telefono surriscaldato mi iniziava a laggare tutto, vedevo la gente teletrasportarsi, avevo l'autonomia di un'ora per poter fare tutto. Pensa che game. Potevo giocare un'ora. Bellissimo. Buono, vabbè. Grazie ancora. Piacere, grazie a te. Buon game. Vabbè, no, che culo che tu sei da PS5, quindi in teoria non dovrebbe dare problemi, dovresti poter rientrare subito, in teoria. Sì, no, assolutamente. Top. Perfetto, buono. Infatti, ho anche aspettato di prendere la 5 prima di dirtelo. Ah. Una settimana più o meno. Quale hai preso? La Slim. Con disco o senza? Sì, con disco. Tanta roba. No, volevo prendere la Pro, ho visto la... No, ma va. Testa di 800 euro, va bene. Puoi tenere. Ma poi il fatto è che serve una sega, perché tanto non faranno nessun gioco esclusivo per la Pro o altro, quindi...
E poi se cambia di quanto? Di 10? Ma di niente! Ma poi hanno migliorato roba tipo i tempi di ricaricamento che sono già zero con la PS5. La PS5 per dire accendi, apri Apex, stai nella lobby in penso 5 secondi. Cioè, non... hanno migliorato robe che veramente non c'era bisogno di migliorare. Poi 930 euro per avere tutto. So. Senza disco base è una cosa vergognosa. No, ma no, l'hanno fatto per pompare le... Cioè, secondo me un botto di gente ha fatto come te e si è comprata la PS5 dopo aver visto l'annuncio della Pro. Secondo me stava gente che magari aspettava. Non ho preso la 5 base, ho ottenuto la 4. Ho detto, quando uscirà la Pro, mi prendo la Pro. Ho aspettato il trailer della Pro, l'ho visto. 2-3 giorni dopo sono andato con il mio amico a shoppare la 5. Vabbè, ma poi hai fatto... Cioè, alla fine... A parte che non prendere la 5 al lancio, a parte che non stavano giochi praticamente al lancio, poi la PS5 al lancio in verità ha avuto un botto di problemi, quindi te li sei evitati. Si surriscaldava e prendeva fuoco, mi ricordo. Sì, la roba che si surriscaldava e prendeva fuoco. Beh, vabbè, ma la mia tipo che c'ha il problema del cavo LAN, che è una cosa sempre dei primi modelli. Comunque sì. I primi modelli della PS5 terribili, avevano un casino di problemi. Poi a me è andata bene, cioè il problema del cavo LAN e basta, non mai surriscaldata. Ancora ce l'ho da 4 anni, 3 anni, quando è uscita non fa rumore, non fa nulla, quindi... No, mi è andata pure bene, però. Non so se è problema, sicuramente sarà problema di Cyberpunk, per due volte mi è crashato il gioco. Boh, vabbè, ma quello sì, sarà problema... Vabbè, quello è normale. Sapessi su Apex... Vabbè, buono. Va bene, buona serata, buon divertimento con la Katara, miglior cimelio del gioco. E altrettanto, dai. Ciao Merlix. Grazie, ciao Edo. Ciao Edo. Ciao Edo. Bastardo Edo, non saluta. Fanculo. Grazie. Allora, aspetta, faccio prima il logout. Effetto al logout, top. Era Dark Merlix, sì. Io preferisco il morso del serpente. Madonna, non fare leggi. Serie.